te lo ricordi tu? Io mi ricordo che eravamo sfollati, perché io da una città siamo andati in un paesotto. Quando sentivamo la sirena, no, da Cagliari, sentivamo che stanno arrivando, ci mettevano dentro il forno, sai che il forno, tutte le seggioline, avevo 2 anni e mezza, tutti seduti là così per rifugiarsi da queste... Sentivano proprio badabumbo, nelle stalle io andavo. Nelle stalle? Sì, ci rendo conto. C'erano le cantine, che facevano la pipì, ti schizzavano tutta. Dove? In che paese? Provincia di Padova, Agna. Ecco. Nelle stalle. E queste vacche che ti pisavano addosso, oh, io brontolavo, mia mamma diceva... L'avremmo fatto anche noi. Certo. Ecco, nelle stalle noi, perché non c'era rifugio. Pensate quante arricchimento di memorie nella lezione degli spazi. E te, che memoria? Io devo dire, periodo della guerra mi ricordo poco, perché così abbiamo passato tutti. Io ho una cosa soltanto di ricordo di mio padre. Certo. Era un giovinetto, avevo 16 anni e mi ha accompagnato a Milano al mattino. Poi il pomeriggio io l'ho accompagnato in stazione perché lui doveva rientrare. E lui aveva le lacrime agli occhi, io non potevo sapere perché lui aveva le lacrime agli occhi. Certo. Però mi ha detto, se non riesci a mantenerti vieni a casa, che ci arrangiamo lo stesso. Io sono siciliana e nel mio paesino, il Pettineo si chiamava, un paesino piccolo. Però quando è stato della guerra, mio papà aveva una casa che c'era un sotterraneo. Ci avevamo tutti vicino a tempo di guerra. Quando sentivamo l'allarme che suonavano le sirene, mio papà chiamava tutti vicini, mettici sotto lì per poterli salvare. C'è stata una famiglia che aveva 7 figli. Ha fatto a tempo a prendere qualcosa da mangiare e venire a casa mia e ci è crollata la casa perché la bomba ci è arrivata dentro. Sì, perché la cantina era sicura fino a un certo punto, perché se bombardavano la casa... Io ero bambina, io avevo 7 anni. Facevi la fine del topo. Ricordo solo che ero piccolina, non troppo proprio. Piccolina. E che c'erano delle persone, cioè mia nonna, mia mamma, piangevano, sentivano la radio e piangevano. E noi da ragazzi diciamo, ma che piangono a fare questi, senza capire l'importanza di quello che dicevano. E dopo poi vedere la paura. Qualcosina. Sì, ma ho immaginato. Quindi mi hanno rubato 5 anni, dai 9 ai 14 anni la guerra. 5 anni. Certo. Praticamente in cantina bisogna fare la fila per prendere mangiato che era lunga. Veramente al carbone, veramente. Hai usato un termine rubato 5 anni. Ho rubato 5 anni, dai 9 ai 14. Certo. Io non c'ero, ero in Svizzera in collegio. In Svizzera che è successo? E niente, io ero la Polina. Sì. E poi non ho visto la guerra. Bene, adesso vogliono fare un'altra guerra. Andrei a ammazzare allora tutti. Stanno facendo. Dai, prendi il fucile. Bello, posso aggiungere. Bel mitra. Va bene. Posso aggiungere una cosa? Chi ha vissuto la guerra? Sì. Sai cosa? Allora, mia madre è morta nel 40. Eravamo 8 fratelli, eravamo in 8. Mio padre era disperato. Dalla città ci ha portato appunto in un paese per tenerci al sicuro. Certo. Io ero la settima, figurati un po', tutti i comuni. Sono andata a finire in collegio dopo, quando 3 anni. E così la mia vita cominciò bene da allora. Io sono stata in collegio benissimo, ci andrei ancora, a Venezia, trattata bene, primo, secondo, frutta, a casa non c'era niente, eravamo insieme, mia mamma era vedova. Ci andrei ancora, a Santelle, a Venezia. A me le suore di cuore, adesso non ti prendono più. A lavorare ti prenderebbero. No, però la prendono più.